Nel frattempo la frontiera sud dell'Europa è massacrata, c'è un massacro quotidiano, la storia ci imputerà questo enorme massacro, tutto perché ci siamo dimenticati di essere mediterranei, di girare per il Mediterraneo, di fare da ponte per i paesi del Mediterraneo, e noi molto con la minuscola naturalmente, lo facciamo da persone qualunque, ma non da persone comuni, cerchiamo di creare questo ponte, un piccolo ponte che poi magari diventerà grande, quindi i valori ci sono, i contenuti ci sono, incontreremo scrittori a bordo, filosofi, storici, giornalisti che ci racconteranno in questa epoca, ci daranno forse qualche buona idea per il futuro. Fate anche da velisti, 5 anni di giro per il Mediterraneo, nei primi 4-5 mesi solamente arriverete a Istanbul, tanto per dire, passando la Grecia e passando da tutti i punti di vista. Raccontiamo un po' questo viaggio di una barca a vela, quindi che barca è, come manovrerete, com'è l'equipaggio, parliamo anche proprio di una vela e navigazione. La sì, è la cosa più bella poi per chi è abituato ad andare in mare. Questo è un catch armato cutter di 35 anni, fatto dai cantieri nautici del sud-ovest, da Beguen, che era quello del dipinto di Tabarly, tanto per dirne una, e quindi insomma, era uno che ne capiva. Barche fatte allora erano straordinarie, tant'è che navigano ancora adesso in grande sicurezza. E barca che può essere portata anche da una persona sola, ma naturalmente sarebbe l'equipaggio. Abbiamo un equipaggio di persone esperte da un lato, ma anche apprendisti dall'altro, quindi uno dei nostri obiettivi è anche quello di creare un modo di andare a vela nostro, fatto di sicurezza, fatto di rispetto del mare, fatto di cautela. Noi siamo sempre gli ultimi a partire dal porto quando è passata la depressione, siamo assolutamente, diciamo così, abbiamo l'idiosincrasia verso i maci del mare, quelli che escono quando non si dovrebbe. Noi non dobbiamo dimostrare niente, il mare ci ha spiegato in questi 30 anni che l'abbiamo frequentato che tutte le volte che tu gli vuoi spiegare qualcosa, te la spiega lui a te. Sarà anche molto impegnativo perché, come sanno quelli che vanno per mare, girare per il Mediterraneo d'inverno è assai più difficile che attraversare l'Atlantico anche in condizioni non ideali. Io ho fatto da Madeira a New York, 3.000 miglia, fuori stagione e fuori rotta, e devo dire che ho avuto molte meno difficoltà e ho visto a bordo molte meno difficoltà di quante ne ho avute passando per il Peloponneso a gennaio, andando a Tel Aviv qualche anno fa. Per cui sarà molto impegnativo, sarà una bella scuola, occorrerà tanta umiltà, cercheremo di fare il nostro meglio. Quando non si può navigare non si naviga, nessuno deve navigare quando il mare è grosso, bisogna che ce lo ricordiamo. E poi naturalmente avremo bisogno di tanto aiuto lungo la via, ma nel Mediterraneo, lungo le coste, l'aiuto lo trovi sempre. Concludiamo con la